1760 nasce Thomas Clarkson, uno dei principali attivisti contro la tratta degli schiavi nell'impero britannico. Contribuì a fondare la Society for Effecting an Abolition Slave Trade e contribuì all'approvazione dello Slave Trade Act del 1807. 1800 il Parlamento irlandese approva l'atto di unione con l'Inghilterra per formare un unico regno. 1819 nasce Robert Fenton, noto come uno dei primi fotografi di guerra e cofondatore della Royal Photographic Society. 1819 nasce Sir Joseph William Bazalgette, ingegnere civile inglese. In qualità di ingegnere capo del Metropolitan Board of Works di Londra, ha creato una rete fognaria per il centro della città, determinante nelle epidemie di colera, iniziando anche la pulizia del Tamigi. 1866 nasce Jimmy Ross, calciatore scozzese soprannominato The Little Demon. Quando la Football League ha implementato un salario massimo di 4 sterline a settimana per i giocatori di football professionisti, i giocatori a tempo pieno come Ross potevano già guadagnare fino a 10 sterline a settimana. 1917 viene fondato il Women's Army Auxiliary Corps, con le prime donne in servizio ufficiale della Gran Bretagna. 1921 nasce Dirk Bogart, attore e scrittore inglese. 1941 la scrittrice inglese Virginia Woolf, sofferente di depressione, si riempie di pietre la tasca del soprabito e entra nel fiume House, vicino alla sua casa nel Sussex, e annega. 1942 i commando britannici distruggono la base degli U-Boat a Saint-Nazaire. 1945 la Germania sgancia la sua ultima bomba V2 sulla Gran Bretagna. 1964 la stazione radio pirata Radio Caroline inizia a trasmettere da una nave nel Mare del Nord. 1979 il primo ministro James Callaghan perde al voto di fiducia parlamentare e viene costretto a indire elezioni anticipate. 1991 una giuria emette un verdetto di morte accidentale per il disastro di Sheffield Hillsborough, in cui sono morti 96 tifosi. 2004 muore Sir Peter Ustinov, attore inglese, scrittore, drammaturgo, regista, scenografo, autore e sceneggiatore, comico e umorista, editorialista di giornali e riviste ed emittenti radiofoniche e conduttore televisivo. 2017 entra in circolazione una moneta da una sterlina a 12 sfaccettature.